Questo gioco è più irritante di un bambino che fa continue ossessive richieste tipo: ha preso il mio giocattolo, ha rotto lo stento, gli scappa un pupù, voglio un biscotto, voglio stare alzato, che palle! Nell'anno 2003 uscì per il Game Boy Advance un tie-in videoludico tratto da un film che venne proprio rilasciato in quell'anno, The Get Cat in Hat. Questo videogame è un tie-in videoludico che segue molto le vicende del film rilasciato nello stesso anno. Sally e Conrad sono soli a casa, vogliono fare delle loro cavolate e c'è una sorta di gatto col cappello matto, insomma, che cercherà di dargli una sorta di rettavia in pratica. Ma la storia non è molto importante in questo videogame, ma vediamo invece il titolo in sé e vediamo per prima la grafica. Sul lato visivo com'è il gioco? Direi che, per quanto riguarda le cutscene, sono fotogrammi presi dal film originale che non sono venute male, anzi, sono abbastanza buone. Però, per quanto riguarda le parti giocate, è tutto un ambiente bidimensionale, ecco, fuori di testa. Certo, poteva andar bene in un videogame del genere, ma a volte non si riesce proprio a capire qual è il pavimento, qual è il soffitto. Diciamo, è abbastanza carino. E anche per quanto riguarda i personaggi, diciamo, capisco le potenzialità del Game Boy Advance, non sono proprio perfetti, ma sono discretamente disegnati e animati abbastanza bene. Diciamo che sul lato visivo possiamo dire che è carino, ecco. Per quanto riguarda la parte audio, abbiamo effetti sonori semplici e scontati che non è che sono un granché per una console del genere. Poi abbiamo delle musichette di sottofondo, carine, ma troppo ripetitive, anche se sfruttano abbastanza bene il chip audio della console. Ma comunque, possiamo forse chiudere un occhio su questo, ma il peggio deve ancora venire. Invece, guardando la giocabilità, cos'è il gatto col cappello matto? In pratica è una sorta di platform. E se si tratta di tie-in videoludici, dovremmo aspettarci un titolo che fa schifo? E fa schifo e come? Come il film! In pratica, dovete tenere presente che questo videogame si presenta come una sorta di platform tradizionale un po' in stile Super Mario, in cui il nostro gatto si muove in ambientazioni bidimensionali sia in verticale che in orizzontale, raccogliere degli orologini che servono, soprattutto, per cercare di avere dei punti. Un po' come in Mario, raccogli le monete e hai una vita. Ma gli avversari che ci capiteranno davanti sono stupidi, facili da uccidere, perché il nostro personaggio lancia bolle di sapone per fermarli, poi addirittura usa un ombrello per cercare di sfruttare le correnti ascensionali. Insomma, possiamo dire che è noioso. Ma tenete presente che ha pochissimi livelli e lo finirete in men che non si dica. Sicuramente in meno di un pomeriggio lo avrete già finito questo titolo. Ed è un vero peccato, perché il tie-in videoludico ci poteva stare, poteva certamente far dimenticare il penoso film, ma purtroppo non ci sono riusciti. Maledetti voi! Se volete fare un tie-in videoludico, perché non vi impegnate un po' come faceva la Virgin Interactive una volta? Che almeno si davano molto da fare. Qua invece non si sono impegnati a sufficienza. Mi spiace per loro. Evitatelo questo gioco. Oltre per il Game Boy Advance c'è anche per PlayStation 2 e computer Xbox, ma non sono proprio dei giochi fantastici. Certo sono meglio di questa versione per Game Boy Advance, ma fanno un po' schifo lo stesso. Con questo è tutto, amici.
Vi aspetto al prossimo servizio che, dico una cosa, sarà veramente la fine della vostra vita. Ciao!